Questi qua per quelli che dicevano che in Cina ci sono gli uccelli, stanno singhiozzando adesso. E c'era qualcuno che diceva che in Cina non ci sono gli uccelli. Stanno singhiozzando, c'è freddo, ho visto un po' un paio anche lì adesso. Non vedo tanti stormi, ecco, quello sì, però sono un po'. Gli stormi non si vedono. Però ci sono qua, ci sono proprio quegli uccelli lì particolari cinesi. Buongiorno, sono cane, buona Pasquetta ragazzi. La mia Pasquetta sarà una merda come è stata Pasqua, ma una merda, cioè né far niente di carino e né lavorare. È stata Pasqua e Pasquetta sarà la stessa merda, quasi nessuno che mangia. È schifo, schifo così. E allora noi cosa facciamo? Facciamo il conto alla rovescia. Dopo mi vengono gli attacchi di tristezza, no? Perché comunque. Allora mi hanno fatto andare via dalla disperazione dall'Italia, ok? E non è che facevo il pirla in Italia, vero? In Italia facevo comunque dalle 8 a mezzanotte a lavorare. E delle volte saltavo anche il giorno libero sotto le feste, ok? A farlo dalle 8 a mezzanotte. E non pensate che si prendeva da diventare ricchi, vero? Era una disperazione, sono venuto qua per farmi cercare di crearmi un'altra vita e mi sono impegnato, vero? Sono impegnato, non è che sono venuto qua a bararmi il cazzo. Purtroppo le cose sono andate come sono andate e adesso mi ritrovo che avevo l'idea di restare qua, invece non è possibile, devo mollare tutto, se no veramente mi ammalo. Dopo vi spiegherò come vi riduce la Cina se non siete persone di successo, vi spiegherò come vi riduce. La cazzo, vabbè, un piccione coglione, stavo vedendo sotto. Vi spiegherò come vi riduce la Cina se non siete persone di successo, no? La società proprio. Se voi siete persone di successo in Cina, fate una vita di merda, veramente. Adesso vado a mangiare il brodo d'agnello, che sarà una delle ultime volte che lo mangio, così mi dà un po' di euforia per la Pasquetta, dai. E sapete, questo brodo qua di anello, la leggenda dice che si è truccato. Dopo in realtà non si sa. Parcheggiamo giù, perché l'ultima volta che ho parcheggiato su mi sono capottato. Qua c'è la zona delle colazioni, cioè, vedete, porca puttana che è diversa dall'Italia, vero? E le colazioni sono così anche a Shanghai, ma un po' più puliti, un po' più. Ma sono così, questi sono così da 100 anni, cioè sono così da sempre. Adesso c'è la chiesetta, no, il bagno. La chiesetta bagno. Adesso provo ad andare su di là, dai. Ecco, adesso vediamo, sento l'odore, provo a vedere qua. Andare su, sì, meglio andare su da qua. La chiesetta bagno l'avete vista. Adesso io devo andare su da qua, ma c'è un traforo del Monte Bianco, che invece di andare in perpendicolare, in orizzontale, va in pipe. Vediamo se riesco a capottarmi e fare un contenuto. No, non ce l'ho fatta ad aspettarmi. Bene ragazzi, parcheggiamo, ci vediamo dopo. Questa è la mia Pasquetta. Ciao ciao.